Ciao a tutti ragazzi, io sono il Surgenderotto e oggi siamo nella mia prima top 10 sul canale. Finalmente ho scoperto come si fa. Oggi andremo ad analizzare dei personaggi con delle combo abbastanza, con delle combo veloci abbastanza buone che potrete utilizzare anche online. Vabbè, so che vi sembra ridicolo, ma Yamcha. Sì, Yamcha vi sembra un ridicolo, ma invece se non è come se un po' fermo. Allora, ora vi faccio vedere le sue combo. Vedete? Così, spinta. Poi la potete combinare e toglie abbastanza. Io vi consiglio più il super cattivo. E però purtroppo mi capecca di questo personaggio. Sto schifo. Vabbè, ragazzi, aspetta, prova a farmi la tempesta gigante. Vai, vai. Guardate il colpo all'indietro. Visto? Non me la so beccata. Falla rivedere così non mi paro. Più veloce, Gargoffè. Poi lo metteremo a rallentatore. Vedete? Non mi sono minimamente parato. Ultima volta per il rallentatore. Ovviamente alla parte in cui ti carichi la velocità, perché altrimenti ci vuole troppo tempo. Ok, vai. Così, lo potete anche fare così. E se il vostro, cioè no, se riuscite a provare subito, andate così e poi stamina, potete fare al massimo di fare questo, perché toglie troppo schifo. Ora facciamo un mini fight. Ce l'hanno tutti quella mossa, hai capito? Sì, lo so. Vabbè, facciamo un mini fight giusto per concludere questa seconda posizione. No, in realtà partiremo dalla nona, dalla decima fino alla nona. Ah no, ragazzi, guarda, c'è un'altra combo volevo dire buona. Donna. Scusate, anche un'altra combo buona è questa. Dietro, boom. Boom. E guardate, e vabbè. Immortale, sono immortale. Crepa. Ti ho ucciso con una sferetta. Ho la palla magica. Aspetta. Oh no, la palla magica esplosa. Ah, disgregazione. Vabbè ragazzi, noi. Hai lanciato una pallona magica. Va bene, ok. Torniamo a fare un secondo di serie, Bendy. Ok. Okay. Ma porca miseria. Allora, sì, ok. Allora, vi consiglio. Allora, vi consigliamo Veget Blu alla quarta posizione, perché oddio che figo. La mia schiena. Veget Blu alla quarta posizione perché appunto ha delle combo molto belle, se il mio amico scemo me le fa provare. Bimbo scemo, fammelo provare. Allora, io vi consiglio molto pugno in aria. Ah no, vabbè, quando arrivate a ok, basta. Quando arrivate a 13 colpi dovete fare questo attacco con il triangolo e il cerchio e subito la spada. Vabbè, un attimo. Potete usare anche l'oltre limite che lo shotta letteralmente. Ora io l'ho sbagliato un secondo, ora ve la faccio rivedere alla combo. Così. Così lo spingete, fai l'evasiva. Ok. E potete usare anche molto il colpo selvaggio, che è molto utile. Per esempio, l'oltre limite che è molto utile. È in vero, con la final Kamamea. Usala con la spada. No, conviene molto più con la final Kamamea. Ma vabbè, tu non ce l'hai di cura. Vabbè, con la final Kamamea appunto dovrebbe togliere tipo tantissimo. Questo però non si può contrastare. Vabbè ragazzi, hai usato anche il colpo selvaggio per
appunto per concatenare qualche combo. Ora non so, decideremo se mettere qualche posizione. Quanto lancio ti dai? Vabbè, ora vedremo di mettere un po' di forma, mi dovrei muovere, quindi ora terza posizione, Goku di quarto livello. Come potete vedere, potete fare fino a 5 colpi con il come si chiama? Con il quadrato e poi subito dopo. Vabbè, poi subito dopo col triangolo. Finché non farà così, stamina break, un po' di combo infinite e gli faccio un bel dragone. Oppure una calamea, quello che avete. E questo qua era il numero 2. Sì, abbiamo Goku Super Saiyan God e non è Beerus. Perché appunto non vi consiglio il Kaioken, perché beh, però tu non sai mostrare i personaggi, scemo. You are not mostrare a personaggi. Cioè no, disgregaci. No, aspetta, io la so fare la vera. No, 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 aspetta, guarda. Vabbè ragazzi, comunque questo Goku ha delle... Aspetta, 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 faccio vedere un po' le abilità che hai. Faccio vedere... Faccio Faccio un vedere le attimo vedere le abilità! abilità che... Sì, le faccio. No, 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 Tipo, no, 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 no,
Però aspetta, 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 togliti il Kaioken. Come potete vedere. Oddio, come scende la sua potenza. Allora, Super Saiyan. Super Saiyan, Super Kamehameha. Io perlomeno ve lo consiglio blu perché dovrebbe togliere un po' di più. E vabbè, è praticamente andato. Vabbè, comunque vi consiglio di concatenare molte combo con lui. E passiamo alla posizione number one. E ora un attimo. No! 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 Prima posizione abbiamo Goku Ultra Istinto. Vabbè, se non ci poteva essere lui, chi c'era? Allora, voi potrete dire avrà una marea di vantaggi. Vabbè, purtroppo ragazzi, ma non avevo tempo, altrimenti un extra io lo facevo tranquillamente. Però vedrò di fare altre troppe così tranquilli, perché se c'è ancora spazio lo faccio. Comunque, Goku Ultra Istinto, diciamo, ce li hai vantaggi sulle combo. Però pensateci, vantaggio per... Allora, la non sua ha un debolezza è questa vantaggio. mossa. Appunto, se, guarda, lui schiverà, ma guarda, consuma troppo vigore e sarà velocissimo, però ragazzi, ha poca vita, poco vigore. L'aura ce l'ha, oddio, è vero, beccherà anche, però se non lo sai usare per bene è inutile, Goku. Vabbè, anime proprio spostati, vabbè, comunque, ecco, è molto facile spezzargli il vigore. Comunque, il combo che vi consiglio è di fare triangolo, cerchio triangolo e poi stamina breccia. Cosa No, succede allora, combo, se è ecco, sbagliato a appunto. fare questo, a stare Appunto, fermo? ora ti faccio vedere una cosa. Vi faccio vedere la combo con triangolo, quadrato. Aspetta, sì, triangolo. No, no, aspettate, triangolo quadrato, triangolo, subito stamina break e suprema. Dovrebbe togliere un bel po', ragazzi, non fare l'evasiva, guardate un po'. Vabbè, l'ho praticamente Basta shottato. che gli fate tipo un pugno del Una Dio. presa, va bene. Una presa, e Infatti poi, basta che... e... Ah, che schia, ci ha scantato sul muro. Vabbè, è finita. Adesso vedrete una bella esplosione che esploderà il mondo appena Vabbè, Jiren andrà sul muro. spero che questo episodio vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!